Allora, cominciamo, intanto benvenuti, questa giornata secondo me è molto utile se si riesce ad approfondire il tema sia storico ma anche teologico del sacramento della riconciliazione. Allora, cominciamo, premessa, un sacramento, quello della riconciliazione, uno dei sette sacramenti riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, si inserisce inevitabilmente in una visione generale. Mi spiego, chi è che chiede perché mi devo confessare? Normalmente non chiede perché devo battezzare i bambini. Normalmente non lo chiede. Perché non lo chiede? Perché dà per scontato che il battesimo è una cosa che Gesù ha inventato, che sta bene fare. Allora la domanda grande è: qual era, che cosa aveva in mente Gesù quando forse ha cominciato a parlare di sacramenti? Ma c'è una domanda precedente: Gesù ha parlato di sacramenti? Cioè, dobbiamo tutti, prima di tutto, andare a riferirci alla qual era l'ispirazione di Gesù. Chi aveva partecipato alla mia preparazione a Natale sa quanto io ho insistito. È inutile che noi qui discutiamo di tante cose. Il vero problema è Gesù. Che cosa voleva? A chi ho mandato un messaggino di saluti e di auguri di Natale, che cosa ho scritto? Nella speranza di riuscire a realizzare almeno qualcuno dei sogni di Gesù. Quali erano i sogni di Gesù? Il problema è che noi non sappiamo quali erano i sogni di Gesù, nel senso che lui non ha scritto niente. Quindi è inutile che discutiamo, possiamo pensare, immaginare, ma Gesù non ha scritto niente. Secondo, nessuno ha registrato le cose quando lui le diceva, nessuno. Quindi un motivo di più per non sapere esattamente che cosa lui pensava. Noi che cosa abbiamo? Abbiamo circa 40 anni dopo un resoconto di quello che lui diceva, ma 40-50 anni dopo veramente sono passati tanto tempo, ok? Lo storico vuole andare a sapere esattamente che cosa è successo e quindi io devo portare motivazioni storiche, devo portare motivazioni comprensibili. La prima motivazione che in ogni caso non si può portare è che cosa c'era nella mente di Gesù, ok? Per esempio, Matteo, mi pare 20, non sono sicuro, o Marco 16, andate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Domanda da 100 miliardi, è una frase di Gesù? O è la fede della Chiesa primitiva? La Chiesa primitiva che nell'80 dopo Cristo, circa 50 anni dopo che Gesù, riconosce che Gesù è il Figlio di Dio e quindi mette in bocca a Gesù la fede dell'80 dopo Cristo. Per esempio, il battesimo era un rito che si faceva tante volte nell'antichità. Non per nulla Giovanni, suo cugino, neanche a farlo apposta battezza. Ma è qui che si vede che noi cristiani non siamo preparati, perché il battesimo che Gesù riceve è tutta un'altra cosa dal nostro battesimo. Vi ricordo che battesimo, come dico sempre in predica, deriva dal greco battizzo, che vuol dire immergo. Quindi tutti dicono: mi immergo in un'acqua che mi purifica dal passato e che mi fa nuovo. Questo rito ce l'hanno tutti. Gesù pensava al peccato originale? Sicuramente no, perché il peccato originale nasce nel 400 con Sant'Agostino. Quindi quando lui dice battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, facilmente la Chiesa primitiva indica un rito di appartenenza alla Chiesa.
Perché tutti questi esempi? Perché dobbiamo arrivare almeno con la testa ad avere le idee chiare. Cosa dobbiamo avere con le idee chiare? Attenzione alla parola difficile. L'economia sacramentale. Economia significa il progetto che Dio ha avuto inventando i sacramenti, quindi l'economia sacramentale era nella mente di Gesù. Non, guardate che parliamo sempre solo dal punto di vista storico, non di fede. Storicamente noi sappiamo che c'era un cugino di Gesù che si chiama Giovanni Battista, che appunto passa la storia come quello che battezzava. Attenzione da 100 miliardi di punti, rispondetemi bene. Il battesimo di Giovanni, cioè quello che riceve Gesù, a quale dei sette nostri sacramenti assomiglia? Alla confessione. Quindi vedi che stranissimamente c'era un sacramento di confessione dei peccati al tempo di Giovanni Battista, quello che fa perfino Gesù, ma questo era il battesimo. Quindi noi possiamo sapere che Gesù si è incontrato con un rito di riconciliazione, solo che si è abbinato perfino nella sua vita con il cosiddetto battesimo. Quindi, secondo passaggio. Allora, primo, c'è stato qualche rito di riconciliazione nella Chiesa primitiva? Sicuramente sì. Gesù l'ha pensato? Sì, perché uno l'ha vissuto, ha vissuto il battesimo di Giovanni. Capite? Questo è il primo punto da tenere presente molto molto chiaramente in testa, per cui noi faremo sempre confusione finché chiameremo battesimo il nostro battesimo e diremo che Gesù si è battezzato. Gesù ha fatto un rito di pentimento e di riconciliazione. Gesù nel Vangelo faceva il battezzatore anche lui? Sì, nel Vangelo di Giovanni c'è scritto che anche Gesù battezzava. Facilmente per un po' di tempo anche Gesù è entrato nella logica di Giovanni, forse perché i primi discepoli che ha avuto, forse, non sappiamo di preciso, gli faceva fare un rito di iniziazione, di cambiamento del passato e di ricominciare una vita nuova. Riti di riconciliazione che cosa sono? Sono dei riti che prevedono che tu dai un taglio al passato e ricominci una vita nuova. Ma qui torna la vecchia domanda: era Gesù che aveva un'economia sacramentale? Adesso capiamo cosa. Aveva un progetto di passare la grazia attraverso questi gesti o questo è quello che ha pensato la Chiesa primitiva? Voi sapete cosa vuol dire teologicamente? Vuol dire Theos in greco. Nei confronti del Dio di Gesù Cristo, nei suoi confronti, qual è la verità che ci permette di conoscere Dio? La Chiesa ci dice, per arrivare a Dio, Gesù ha inventato sette modalità. Questa è l'economia sacramentale. Battesimo, cresima, eucaristia, no? Confessione, estremunzione, ordine, matrimonio, estremunzione, e adesso l'ha cambiato nome, che si chiama sacramento dei malati. Il battesimo dopo Agostino è diventato il cancellare il peccato originale, quindi c'è qualcosa in fin dei conti che è legato sempre alla confessione. Se sono adulto, questo peccato non soltanto viene cancellato, questo peccato, ma tutta la mia vita precedente. Quindi è come se io non mi confesso, ma confessassi che sono peccatore e che tutti i miei peccati saranno radicalmente tolti. Una forma di confessione rimane anche nel nostro battesimo. Facendolo però ai bambini viene tolto il discorso della confessione, della riconciliazione. E quindi noi come facciamo a capire la confessione se non capiamo neanche che il battesimo è essenzialmente legato ad un rito di riconciliazione, di confessione? Come si rimettono i peccati? Il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati è il battesimo.
vedete, per il perdono dei peccati. Questo è il catechismo della Chiesa Cattolica. La teologia ha continuato a dire che il primo e il principale sacramento è il battesimo. Per il perdono, per i peccati commessi dopo il battesimo, Cristo ha istituito il sacramento della riconciliazione a penitenza, per mezzo del quale il battezzato si può di nuovo riconciliare con Dio e con la Chiesa. La Chiesa ha il potere di perdonare i peccati, la Chiesa ha la missione e il potere di perdonare i peccati, perché Cristo gliel'ha conferito in quella frase di Giovanni del 100 d.C., quindi sono già passati 70 anni dopo che Gesù è morto. Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno rimessi. Non guardatemi di brutto, noi non possiamo dire che storicamente questa è una frase di Gesù, per tantissimi motivi. Primo, per la prassi di Giovanni. Se Giovanni ha inventato la prassi del battesimo, quando i veri ebrei avevano altre prassi per il perdono dei peccati, perché Giovanni Battista, si domanda qualcuno, ha inventato questo nuovo rito quando c'erano già i sacrifici codificati da tanti anni, c'era il Tempio? Secondo, perché Gesù dice nel Vangelo perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori? Non inventa nessun rito. Questo è sicuramente il Padre nostro è di Gesù, con molta facilità, e Gesù non ha detto perdona i peccati affidandoti il tuo pentimento ai discepoli, ha detto Dio perdonerà i peccati direttamente come tu hai perdonato gli altri. Terzo, Matteo 7,12, che sapete a memoria, tutta la religione, tutta la Bibbia si racchiude in questa frase, fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te. Quindi vengono svuotati da una parte tutti i riti. Domanda, ma la Chiesa primitiva, forse rifacendosi a qualche prassi o comportamento di Gesù o parola di Gesù, ha pensato di dover mettere, come dire, delle regole, dei riti, delle autorità, dei sacerdoti, per tenere stretto questo gruppo che altrimenti si sperdeva? Ecco, in che cosa consiste l'economia sacramentale? L'economia sacramentale consiste nel comunicare a tutti i frutti della redenzione di Cristo mediante la celebrazione dei sacramenti della Chiesa, massimamente dell'Eucaristia, finché egli venga. Quindi questa è la concezione cattolica. Vedete, mediante la celebrazione dei sacramenti noi abbiamo i frutti della redenzione. Non possiamo dimenticare che ci siamo incontrati con le strutture ebraiche. Quali erano le strutture ebraiche? Primo, il sacrificio. Seconda parola, la redenzione. Per venire a contatto, per fare la nuova comunità di credenti, la nuova comunità, i credenti, chiamiamola la Chiesa, ha ragionato attraverso le strutture ebraiche di sacrificio e di redenzione. Gli ebrei hanno l'idea che Dio ha avendo dato una legge, tu devi stare a questa legge. E invece quando incontra poi Gesù, vedete che lo chiama Cristo, Messia, Paolo dice Dio ha fatto un atto supremo di bontà, non ha più chiesto l'osservanza della legge, 613 regole, ha chiesto soltanto di aderire a Cristo, di credere che è intervenuto Dio definitivamente con Gesù. Vi ricordo che Paolo è un vero ebreo che è convinto che la riconciliazione con Dio deve avvenire, ma avviene soltanto attraverso la legge, l'osservanza della legge, ma gli uomini la legge non vogliono osservarla. E quindi per quello uccide i cristiani all'inizio, perché è convinto che questa nuova setta che si rifà a questo Cristo sta minando dalle radici la religione ebraica, ed è per questo che appunto quando l'altro ieri era Santo Stefano e racconta agli Atti degli Apostoli che Paolo è quello che tiene i mantelli, no? Mentre lapidavano Stefano, e poi a un certo punto capisce invece
che tutto il castello delle 613 regole che hanno costruito gli ebrei è un castello di sabbia, mai nessuno metterà in pratica la legge. Dio ci salva con il suo amore. E cos'è il suo amore? Ha mandato il Messia, Gesù di Nazareth, come salvatore. Noi basta che aderiamo a Lui e Lui ci riconcilia. Attenzione, torniamo al discorso di prima, è un ebreo. Gli ebrei avevano sempre bisogno di un intermediario. Cosa capisce Paolo? Basta, basta, tutta sta roba qua. L'intermediario adesso è aderire al Messia. Questa è la scoperta che fa Paolo e la pubblica tutti. Gli ebrei chiaramente non l'ascolteranno e lui lascerà, si toglierà la polvere dai calzari e andrà dai pagani a dire: siete dei salvati, basta che aderite al Messia. Basta che ci credete che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio perché tutti siano salvati. Noi questa cosa non la capiamo. Perché non la capiamo? Perché non abbiamo più l'idea della salvezza. È chiaro che siamo dei salvati, che Dio ci ama, ci mancherebbe altro che ci ha messo su questa terra per qualche altro motivo. Possiamo ancora capire che dobbiamo comportarci bene, ma non abbiamo il problema di sapere come ci salviamo, basta che ci comportiamo bene e ci salviamo. Parole dimenticate del Vangelo, perdono fraterno e perdono divino. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Quindi, a me interessa il tuo perdono, proprio perché io perdono tutti, mi interessa il tuo perdono. Se tu non perdono, non puoi pretendere il mio perdono. Certo che io te lo do, ma è senza frutto. Allora, perché questa frase è stata dimenticata nel cristianesimo? Nel cattolicesimo, Dio perdona solo a condizione che tu perdoni. Non perché Lui ha bisogno del tuo perdono, figurati, ma perché tu puoi pretendere di essere perdonato solo se perdoni. Secondo, non giudicate, così non sarete giudicati. E capite che tutte le prassi di Matteo stesso dice, infatti, con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con cui misurate sarete misurati. E sdegnato il padrone lo consegnò agli aguzzini finché non gli avesse restituito tutto ciò che gli doveva. Questa frase è bellissima, proprio così il Padre mio celeste tratterà voi qualora non perdoniate di cuore ciascuno al proprio fratello. Perché? Secondo me perché siamo su questa terra e su questa terra il vero Dio, tra virgolette, minuscolo, 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 siamo noi, è affidato alle nostre mani questa terra. Dobbiamo smettere di pensare che Dio interviene col suo amore, certo che interviene, si cura di noi, si preoccupa, ma alla fine ci tratta da adulti. Dio sa che la vita è nelle nostre mani. E allora cominciamo a parlare della Chiesa primitiva. Clemente di Roma, lettera ai Corinti, siamo nel 100, più o meno nel 100 dopo Cristo. È meglio per l'uomo confessare le proprie colpe che indurire il proprio cuore. Quindi la Chiesa primitiva ha, perlomeno qui in Clemente Alessandrino, in Clemente di Roma, non Alessandrino, Clemente Romano, ha l'idea che la prassi di Gesù è che è meglio per l'uomo confessare le proprie colpe che indurire il proprio cuore. È meglio per voi essere trovati piccoli ritenuti nel gregge di Dio che avere apparenza di grandezza ed essere rigettati dalla speranza che abbiamo in Lui. Allora, si parla qui della primitive comunità cristiane, vedete che cominciano ad avere i problemi come noi. Quindi, siamo nel 100 dopo Cristo e di fatto è appena morto Gesù, sono appena nati i Vangeli e il bisogno della riconciliazione viene sempre mantenuto. D'altra parte sapete che nel Vangelo, tutte le volte che Gesù dice una frase,
quasi sempre, viene ripetuta una prassi o un problema della comunità. Cosa vuol dire? Vuol dire che se Gesù, come abbiamo letto prima, ha detto determinate frasi tipo non giudicate, non sarete giudicati, vuol dire che l'evangelista ha sentito il bisogno di mettere questa frase perché evidentemente questo era uno dei problemi della comunità. Capite quindi che aver dimenticato il sacramento della riconciliazione come sacramento, non come confessione, come segno particolarmente sacro, che ognuno di noi sa stare al suo posto. Io faccio dei segni che mostrano che io sto al mio posto, riconosco che sono fragile, riconosco che sono peccatore, riconosco che ho bisogno di essere perdonato, riconosco che ho bisogno di perdonare. Quindi secondo me, non voglio, perché adesso stiamo parlando della confessione, ma secondo me veramente questo è il vero sacramento che abbiamo perso. Invece con questo sacramento, basta pensare al figliol prodigo che non dice niente a Dio dei suoi peccati, non dobbiamo quindi preoccuparci di confessare, perché il figliol prodigo non dice niente al padre, il padre gli tappa la bocca. Ma dobbiamo ricorrere, correre indietro, tornare sui nostri passi quando abbiamo sbagliato, senza paura, e stai tranquillo che lui ucciderà il vitello grasso, ti metterà l'abito più bello, l'anello al dito. Io non so di più Gesù che cosa poteva dire. Verso 115, nella città di Filippi, un presbitero e sua moglie hanno commesso una colpa grave stornando del denaro. Ecco la storia di questo punto. Va bene? Di fronte ad un simile peccato che egli considera come una forma di idolatria, il vescovo Policarpo scrive ai cristiani di Filippi. Le due città distano circa 400 chilometri dal mare, raccomandando loro un atteggiamento di misericordia e di solidarietà nei confronti dei colpevoli. Non trattateli come nemici. Questo testo vigoroso, dice qui, mostra come la riconciliazione guarisca e faccia crescere il corpo ecclesiale, ma non si parla di confessione. Nella Chiesa primitiva, lo vedremo tra poco, tutti i peccati erano pubblici. Ne parlava quando era avvenuto, come in questo caso se era stato stornato questo soldo. La riconciliazione è un sacramento della comunione ecclesiale, complementare all'Eucarestia, quindi bisogna riconciliarsi. Allora sarebbe bello anche la gente che si trova qui in chiesa la domenica, la prima cosa è la riconciliazione. È chiaro che per me che celebro qui, se notate quante volte insisto sulla prima parte quando si deve chiedere perdono, e tutte le volte mi devo rampicare sugli specchi per inventare qualcosa di nuovo. Ma il problema appunto non è volere che uno si senta peccatore davanti a Dio, ma che ognuno di noi si senta bisognoso di riconciliazione. Quindi, prima di celebrare i santi misteri riconosciamo i nostri peccati, dovrebbe diventare, prima di entrare in comunione con Dio, domandiamoci se abbiamo inficiato questa comunione, se abbiamo danneggiato questa comunione, non tanto con Lui, quanto con gli altri. Ok, 100 anni dalla morte di Gesù e più, adesso c'è una comunità già strutturata, guardate che cosa scrive il pastore di Erma. Ok? Il numero dei cristiani è certamente cresciuto, dice qui. Il colero a Roma conta già 46 sacerdoti, 7 diaconi e 42 accoliti. Siamo a Roma, dove gli imperatori non guardano di buon occhio i cristiani, eppure ci sono 7 sacerdoti, 46 sacerdoti, 7 diaconi che servono e 42 accoliti. È stato calcolato che in questa città di 1 milione di abitanti il numero dei cristiani ammonta a circa 30.000, di per sé sono pochi, no? Questa crescita si verifica in tutte le città dell'impero. Molte famiglie cristiane sono già giunte alla terza e alla quarta generazione, quindi si è cristiani per nascita, no?
I figli nascono cristiani anche se molti ricevono il battesimo soltanto a 30 anni o anche più tardi. Però di fatto ormai il cristianesimo, possiamo dire così, è abbastanza allargato, va bene? Quindi viene elaborata una pastorale dei peccatori, quindi sta nascendo il sacramento. Cosa dice? Va bene? Lo leggiamo. Il pastore di Erma, si chiama così questo libro, il pastore di Erma, perché l'ha scritto un certo Erma che non sappiamo chi è, Egli interroga il pastore, messaggero di Dio, sulla possibilità del perdono dei peccati commessi dopo il battesimo. Signore, ho inteso da alcuni maestri che un'altra conversione, metanoia, non si ha se non quella di quando siamo discesi nell'acqua e abbiamo ricevuto il perdono dei nostri precedenti peccati. Quindi il battesimo serviva da tutto. C'è un'altra possibilità, un'altra metanoia, risponde il pastore. Hai inteso bene, così. Bisogna che chi ha ricevuto il perdono dei peccati non pecchi più, ma viva nella purezza. Poiché tu osservi accuratamente ogni cosa, ti spiegherò anche questo, ma senza dare un pretesto per peccare a quelli che stanno per credere, a quelli che hanno già creduto nel Signore. Invero, quelli che hanno già creduto, stanno per credere, non sono tenuti a fare alcuna metanoia per i loro peccati, perché basta il battesimo. Perché nel battesimo hanno ricevuto il perdono dei loro precedenti peccati. Allora, cosa dice il pastore a Erma? Dice, il Signore, che scruta i cuori e prevede le cose, ha previsto la debolezza degli esseri umani e la furberia del diavolo nel fare il male ai servi di Dio e nel macchinare contro di loro. Nella sua grande misericordia il Signore ha avuto compassione e ha stabilito la metanoia e ha dato a me potere su di esse. Ma io dico, dopo la grande e santa chiamata col battesimo, se qualcuno sobillato dal diavolo pecca, ha una sola metanoia. Okay. Una sola conversione nuova, quindi pentimento, quindi perdono. Se poi subito pecca, anche se si pente, per lui è inutile, difficilmente vivrà. Erma, non ha detto Gesù 70 volte 7? In nome del peccato tu vai contro una delle leggi fondamentali di Dio, che è quella della pietas, della pietà, 70 volte 7. No. Chi è Tertulliano? Muore nel 250, è l'inventore della famosa parola Trinitas, è Tertulliano, che inventa questa parola Trinitas, lui morirà montanista. Cosa vuol dire montanista? Lui morirà eretico, seguace di Montano. Cosa dice Montano? Che chi ha sbagliato non ha più diritto della penitenza. Ecco perché non è San Tertulliano, va bene? È solo Tertulliano. Troviamo la figura austera e affascinante del presbitero Tertulliano, che pubblica il primo trattato sulla penitenza che si conosca. È una chiara prova che la penitenza pone un vero problema. Leggiamo poi insieme. Tertulliano ha letto il Pastore e da esso attinge l'essenziale della sua dottrina penitenziale, alla quale però apporta delle precisazioni. Dio stesso, dopo tante gravi colpe commesse dalle temerità umane di cui fu iniziatore Adamo, il primo della stirpe, si è affrettato a ritornare alla sua misericordia e gli consacrò la penitenza nella propria persona, stracciò la sentenza emessa nella sua collera precedente. Vedete questo linguaggio tipico: Dio arrabbiato, Dio arrabbiato, Dio arrabbiato. È una visione ebraica, non è la visione di Gesù. Per questo egli si formò un popolo che avrebbe ricolmato con le abbondanti liberalità della sua bontà. Nonostante tre volte che dovette sperimentare l'ingratitudine, sempre egli lo esortò alla penitenza, fece parlare la bocca profetica di tutti i profeti.
Ok, ben presto promise la sua grazia con la quale alla fine dei tempi doveva illuminare l'universo con il suo spirito e gli ordinò che il battesimo di penitenza venisse prima. Vedete che si chiamava nel 204 battesimo di penitenza, non per togliere il peccato originale, ma un battesimo che indicava il cambiamento della tua vita. Tu ti perdonavi della vita fatta fino a qui e decidevi di ricominciare. In tal modo sarebbe stato preparato perfettamente mondo il santuario del cuore per lo Spirito Santo che vi doveva scendere e prendere dimora, tanto più volentieri con i suoi beni celesti. Tutti questi beni si riassumono in uno solo, la salvezza dell'uomo una volta cancellato i delitti passati. Ecco lo scopo della penitenza, è essa che amministra gli interessi della divina misericordia, perché ciò che dà profitto all'uomo dà vantaggio anche a Dio. Quindi praticamente qui Tertulliano ha sotto gli occhi l'istituzione penitenziale vissuta nella comunità e fa qualche cosa che va anche al di là di Erma, nel senso che indica una specie di cammino che bisogna fare. Tertulliano adopera un termine greco che significa confessione, exomologesis, dice così: il penitente comincia con riconoscere e confessare le proprie colpe davanti alla comunità e si ritrova integrato in un gruppo particolare che si chiama Ordo Penitentium. Quindi Tertulliano va già avanti da Erma e dice: non soltanto puoi ricevere una volta sola la penitenza, ma costituiamo nella Chiesa africana, Tertulliano è un africano, un ordine di quelli che dopo il battesimo, se hanno peccato di nuovo, fanno parte di un Ordo Penitentium, di gruppo che vengono riconosciuti nella comunità cristiana come quelli che hanno peccato e che stanno facendo richiesta di perdono. Penitenza in latino non vuol dire fare penitenza, vuol dire si pentono dei loro peccati. Quindi vedete lo spostamento che c'è stato: da Erma una volta sola, adesso sì, ma non viene data subito questa seconda penitenza, questa seconda assoluzione. C'è un gruppo, segue un lungo periodo di espiazioni con digiuni, mortificazioni e preghiere. Durante tutto questo tempo, tutta la comunità sostiene queste convalescenti con la propria intercessione. Infine ha luogo la riconciliazione con il vescovo. Il presbitero esigente, che è Tertulliano, insiste sul carattere di espiazione. Certamente la misericordia di Dio che dà il perdono, ma l'uomo deve guadagnarselo, no? Tertulliano si mostra reticente nel parlare di questa possibilità di riconciliazione, perché ha paura che la Chiesa, aprendo la porta della penitenza, apre la porta al peccato. Questo è quello che ci insegna Tertulliano. Ed ecco l'imposizione delle mani, questo è preso dalla Didache o Didascalia degli Apostoli, che più o meno è forse del tempo della fine del 200. Che cosa dice la Didascalia? Quando un peccatore si converte e il suo pentimento ha portato frutto, allora ricevilo alla preghiera come ricevi un pagano. C'è molto più indulgenza che con Tertulliano. Per questo, guardate che bello, vescovo, come un medico compassionevole, abbi cura di tutti i peccatori, usa di tutta la tua scienza e procura la guarigione perché i peccatori vivano. Qui ci troviamo più vicini a noi. Non essere pronto a tagliare dalla comunità certi peccatori. Usa piuttosto della tua parola come di un medicamento, usa dei tuoi rimproveri come di un balsamo, usa della tua preghiera come un cataplasma, una medicina.
La Chiesa primitiva ha dovuto darsi delle regole perché ha paura di accedere la sindrome della diga che si rompe. Se c'è un buchetto in una diga io devo subito tamponare perché altrimenti si rompe tutto. Ma vediamo Tertulliano e la Didascalia degli Apostoli più o meno nello stesso periodo storico che hanno prassi diverse. In Oriente come in Occidente la penitenza viene vista come un prolungamento e un rinnovamento del battesimo. Questa teologia e questa pastorale funzionano in tempo di pace, ma stanno per arrivare le persecuzioni che creeranno un grande problema. Perché i lapsi, quelli che sono caduti durante la persecuzione, sono tanti. Mentre qui se c'era l'incestuoso, come viene chiamato quello di Corinto, vabbè, ma quando poi in una famiglia si ritrova che ha ceduto, ha buttato l'incenso di fronte alla statua dell'imperatore, il nonno, il cugino, il figlio, tu sei assediato da peccatori. E quindi la Chiesa primitiva dovrà trovare una soluzione a questo. Ora, noi sappiamo che le principali persecuzioni furono quelle di Nerone nel 64 e di Domiziano nel 92, poi Adriano, Antonino Pio, ma soprattutto quella di Decio del 250-51. Carissimi fratelli, è venuto fuori un nuovo genere di strage. Come se la tempesta della persecuzione non avesse inferito abbastanza, un nuovo male si è aggiunto. È un male che trae in inganno, perché si presenta sotto l'aspetto della misericordia. Cosa è successo? Alcuni temerari concedono la comunione a gente non preparata. Danno una pace falsa e non valida, pericolosa per chi la dà e per nulla vantaggiosa per chi la riceve. Non cercano né di sopportare per poter guarire né la vera medicina attraverso la penitenza. Hanno eliminato dal loro animo il pentimento e il ricordo del gravissimo e mostruoso delitto. Va bene? Stanno ancora ritornando dall'altare del diavolo e già fanno la comunione. E già si accostano al sacrificio del Signore con mani impure e infette di fumo. Guardate che linguaggio, ruttano ancora i cibi micidiali degli idoli, hanno la bocca che esala l'odore del loro delitto, odorano del contatto nefasto e già si precipitano a prendere il corpo del Signore. Ma c'è questa famosa frase della lettera ai Corinti in cui Paolo dice: non potete bere il calice del Signore e quello dei demoni, non potete avere comunione con la mensa del Signore e con quella dei demoni. Noi non sappiamo esattamente che cosa significa questa frase della lettera ai Corinti, non tanto che chi è in peccato mortale non può fare la comunione, perché non avevano ancora queste concezioni che abbiamo noi. Certo, se siete cristiani siete una nuova creatura, le cose di prima sono passate, va bene? Invece disprezzano tutti questi avvertimenti e si profana con violenza il corpo e il sangue di Cristo, attenzione, senza far precedere l'espiazione del delitto, la confessione del crimine, la purificazione della coscienza con il sacrificio e la benedizione del sacerdozio. Vedete che non parla tanto di assoluzione, che però è prima ancora di placare l'offesa contro il Signore che si è indignato e minaccia i suoi castighi. Quindi Cipriano di Cartagine rappresenta l'ala dura, l'ala esigente, va bene? A Cartagine un concilio riunito nel 251 da Cipriano raduna 40 vescovi della provincia, i quali prendono in tal modo una decisione collegiale. Il concilio decide che i cristiani che abbiano sacrificato gli dèi devono entrare in penitenza e che essi non saranno riconciliati se non al momento della loro morte. Quelli che hanno ricevuto un certificato di sacrificio senza sacrificare realmente saranno invece riconciliati. Ci sono quelli che hanno pagato per poter dire che hanno sacrificato, ma non sono andati a sacrificare, hanno comprato.
con quelli si è più misericordioso. Cipriano di Cartagine scrive a Cornelio di Roma per informarle delle nuove disposizioni che sono state prese nei confronti degli apostati di fronte al rischio di una nuova persecuzione. Carissimo fratello, avevamo in precedenza deliberato, dopo aver discusso tra noi, che coloro i quali erano stati abbattuti dall'avversario durante la crudele persecuzione ed erano diventati lapsi, insudiciandosi, facessero per lungo tempo una severa penitenza, e avevamo deciso che se fosse sopraggiunta una pericolosa malattia ricevessero la pace in pericolo di morte. Ora vediamo che nuovamente comincia ad avvicinarsi il tempo della persecuzione. Siamo quindi per questo continuamente esortati a tenerci pronti e ordinati per la guerra. Costretti qui nella necessità, abbiamo stabilito che si dovesse dare la pace a coloro che non fossero mai separati dalla Chiesa del Signore, che non avessero cessato di fare penitenza, di piangere e di domandare perdono. Quindi affrettare il perdono senza aspettare alla fine della vita. Cartagine decide di concedere il perdono a tutti i lapsi che sono entrati in penitenza per fortificarli, anche se non siamo alla fine della vita. Così una penitenza di tutta la vita si trova ridotta a una penitenza di 2 anni. Allora, cosa succede? Che a Roma, dove perfino il Papa è stato ucciso, nella primavera del 251 il clero e il popolo di Roma deve scegliere tra 2 candidati, Cornelio il misericordioso e invece Novaziano, uno rigorista. Viene eletto Cornelio, il quale inizia ad applicare una pastorale di riconciliazione con i lapsi. Per dire che la storia della Chiesa è sempre un andare avanti, andare indietro. Novaziano e i suoi seguaci si indignano e dichiarano che tutti i lapsi devono essere sottoposti ad un regime di penitenza fino alla morte, senza neanche garantire loro il perdono della Chiesa in quel momento. Essi arrivano al punto di rompere la comunione con coloro che sostengono la riconciliazione. Quindi vedete che c'è sempre in questa storia di come è nato il sacramento della riconciliazione sempre un rigorismo e invece una compassione. Cornelio riunisce a Roma un concilio che raduna 60 vescovi della provincia. Il concilio dichiara estranea alla Chiesa i novaziani. Quindi, perlomeno, vince un pochettino la compassione. In tal modo, la questione della penitenza e della riconciliazione provoca uno scisma che da Roma si estende in Italia, nell'Africa e in Oriente e finirà nel VII secolo. I rigoristi e invece i compassionevoli. In Italia vincono i compassionevoli. La divergenza pastorale nasce da questa idea: i peccati sono rimessi da Dio o dagli uomini. Come possono degli uomini rimettere i peccati in nome di Dio? Inoltre, in questo scisma si scontrano 2 visioni. Bisogna conservare ad ogni costo una chiesa di puri e quindi una chiesa poco numerosa, o bisogna spalancare le porte a tutti? Di recente sono venuto a sapere che illegittimamente si è stabilito in modo di comportarsi contrario al mio apostolico. Io ne ordino la soppressione. San Leone Magno, il famoso che ha fermato Attila, si tratta dei fedeli al momento di chiedere la penitenza. Noi proibiamo che in questa occasione venga letto pubblicamente uno scritto nel quale sono elencati nei particolari i loro peccati. Quindi c'era una penitenza di fatto pubblica. È sufficiente infatti che le colpe vengano manifestate al solo vescovo in un colloquio privato. Infatti, benché sia da lodare la fede completa di coloro che per timore di Dio non hanno paura di arrossire davanti agli uomini, ci sono tuttavia dei peccati che a coloro che chiedono la penitenza non piacerebbe vedere resi pubblici. Vedete come c'è stato tutto un movimento che ha portato poi alla nostra confessione, ma anche molto diverso. Il peccatore va a confessare in segreto la propria colpa al vescovo, il quale fissa la durata della prova penitenziale. Il peccatore viene quindi inserito nell'ordono penitentium. Durante una celebrazione liturgica presieduta dal vescovo, tutti i penitenti vengono espulsi dalla chiesa per esprimere visibilmente la loro scomunica.
è sufficiente la confessione fatta prima di tutto a Dio, poi al Vescovo, il quale si comporta da avvocato delle colpe dei peccatori. Quindi siamo al 440 e per peccati grossi vai dal Vescovo, il Vescovo ti fa entrare nell'ordine dei penitenzi e tu non partecipi più all'Eucaristia. Quindi c'è una forma di scomunica. Secondo, poi c'è un tempo di espiazione. Durante questo periodo, che dura alcuni mesi e qualche volta, i penitenti sono tenuti ad astenersi dalla carne, debbono vivere in continenza, non possono esercitare funzioni pubbliche. Assistono alla messa la domenica radunati in gruppo alla porta della chiesa, ma è loro proibito ricevere la comunione. Terza cosa. Il giovedì santo avviene la riconciliazione. Il vescovo riconcilia i penitenti imponendo loro le mani. Questa splendida preghiera è contenuta nel sacramentario di Gelasio del VII secolo, del 600. Eccola, è molto bella. Se volete poi porgi orecchio: Signore, tu mi hai stabilito ministro di quest'opera di salvezza. Non a causa dei meriti miei, dammi fiducia per adempiere questa funzione. Accorda a questo tuo servo il degno frutto della sua penitenza, perché ottenuto il perdono delle sue colpe, sia restituito innocente alla tua santa Chiesa. Quindi siamo arrivati nel 400-500, abbiamo visto c'è una prassi penitenziale di peccati esterni, va bene? Sono obbligati a fare questa prassi penitenziale, non viene reiterata la confessione, la riconciliazione una volta sola, per cui molti si spostano verso la fine della vita. Attenzione, i monaci non sono angeli e una comunità monastica ha bisogno di una regolamentazione. Tra il 1530 e il 1560 San Benedetto nella sua regola ha dedicato parecchi capitoli alla scomunica dei monaci. Benedetto nel 530-550 scrive nella sua regola: se si troverà qualche fratello ribello, disobbediente, superbo, mormoratore o contrario ai comandi dei suoi superiori, noi ragioniamo con la nostra testa e diciamo: se ne vada via, se ne esca. Ormai era entrato nell'ordo clericalis, non poteva più uscirne. La misura della scomunica o della pena corporale va proporzionato alla gravità della colpa, che è riservata all'abate. Vedete che di fatto non è ancora una confessione, ma l'abate si riprende l'incarico del vescovo, quello di fronte ad un peccato di dare la penitenza, di far entrare uno dei penitenti. Non c'è ancora l'idea dell'assoluzione, così come l'abbiamo noi. Se però un fratello avrà commesso magari mancanze meno gravi, sia privato solo da partecipazione alla mensa, sia sospeso dalla mensa e dall'oratorio, e nessuno gli parli, rimanga solo al lavoro che gli sarà assegnato e persista nell'afflizione della penitenza, conscio di quella tremenda sentenza dell'Apostolo Paolo che dice: un tale individuo ci è dato in balia di Satana per la rovina della sua carne. Il discorso è: tu sei diventato una nuova creatura, da questo momento la tua vita è diversa. La conclusione che si impone è quella del carattere ecclesiale della penitenza. Non si tratta, lo dice qui questo benedettino, di rimettere i peccati a un cristiano che ha commesso colpe gravi, quanto di allontanarlo dal corpo ecclesiale. Tutto questo è molto legato alla visione ebraica. Non è tanto il problema di perdonarlo, il problema è che non infetti e che quindi venga allontanato, che si riabiliti col sacrificio, col dolore, in modo da capire l'errore fatto. Questo era tipico della visione della sinagoga. Quindi vedete che non c'è tanto il buon pastore che va alla ricerca della pecorella, non c'è tanto il papà che va incontro al figlio prodigo, non c'è tanto, c'è il fatto come salvaguardare la comunità si salvaguarda mettendo nell'ordine dei penitenti queste persone che hanno danneggiato la comunità con il loro peccato.
Quindi la prima parte che abbiamo finito ci dice che all'inizio c'è stata una penitenza legata a diventare parte di quelli che chiedono perdono come un nucleo a sé stante. Ci sono i canonici, ci sono i presbiteri, ci sono i diaconi, ci sono i penitenti. Allora adesso facciamo la seconda parte, la penitenza tariffata. Guardate cosa dice il penitenziale di Vignano, qui scommettiamo che vi svegliate tutti, pronti? Se uno pecca con il pensiero si batterà il petto, chiederà perdono a Dio, farà una penitenza privata e sarà guarita. I monaci, sono i monaci, neanche i preti che confessano, è il Concilio di Trento poi che ha stabilito tutte le regole che noi abbiamo. Prima per tanto secoli c'è stato un po' di confusione, quindi molte volte chi è che dava, perché non è tanto assolvere quanto aiutarti a pentirti. Allora poteva essere un monaco, uno molto aperto, un uomo di Dio che ti aiutava a pentirti. A me piacerebbe che si tornasse su quello, non tanto la soluzione, perché Dio nel momento in cui tu sei pentito ti ha già perdonato. Ma il senso dell'errore fatto, dell'aver danneggiato, questo è l'importante. Secondo, chi pecca spesso con il pensiero ma non mette in esecuzione i suoi pensieri e non sa se veramente ha consentito, chiederà perdono a Dio con la preghiera, con il digiuno, giorno e notte, fino a quando i pensieri cattivi se ne vanno. Un po' difficile, Se qualcuno bisticcia con i chierici e i ministri di Dio, digiunerà per una settimana a pane e acqua, chiederà perdono a Dio e al chierico, chiaramente. Se un chierico ha concepito lo scandaloso progetto di colpire o uccidere il suo prossimo, c'era una sensibilità allora, digiunerà 6 mesi solo, in confronto alle pensiere, se ha litigato con un prete una settimana, 6 mesi si asterrà dal vino e dalla carne, così sarà autorizzato a ritornare all'altare. Se si tratta di un laico che hai pensato di ucciderlo, se un laico solo 7 giorni, tanto quanto se hai litigato, se un chierico ha colpito suo fratello e il suo prossimo a spasso il suo sangue, il delitto è lo stesso che se l'avesse ucciso, ma la penitenza è diversa, bisognerà 1 anno a pane e acqua e non eserciterà il suo ministero. Se un laico colpisce il fratello farà penitenza per 40 giorni e pagherà un'ammenda fissata dal sacerdote, da un monaco. Siamo nel campo della penitenza tariffata. Quindi a partire del 580 sono stati i monaci irlandesi che hanno promosso questo tipo di penitenza tariffata. Cosa dice questa penitenza tariffata? Che ad ogni caso proposto deve corrispondere una penitenza difficile, adeguata, può essere reiterata l'assoluzione, questa è la novità con la penitenza tariffata. Però basta che uno faccia il suo normale, iter. Qui siamo al numero 28, vediamo, dalla fine del VI secolo, leggiamo, appare il penitenziale di San Colombano. Va bene, guardate di nuovo, penitente, l'omicidia, digiunerà 3 anni a pane e acqua senza portare armi e vivrà in esilio, poi tornerà a sua patria e si metterà a servizio dei parenti della vittima in sostituzione di colui che ha ucciso. Così potrà essere riammessa la comunione a seconda del giudizio del suo confessore. Alcune cose sono, questa è bella per esempio, questa, no? Che si mette, non è sbagliata. Un laico che ha reso incinta la moglie di un altro, avendo commesso adulterio e violando il letto del suo prossimo, digiunerà 3 anni. Durante questo tempo non si accostrà alla propria moglie, povera moglie, e pagherà al marito ingannato l'identità legale prevista. Il laico che pratica la sodomia con un altro uomo digiunerà 7 anni. Dei quali i primi 3 a pane e acque con sale e legumi secchi, gli altri 4 si asterrà del vino e della carne, così la sua colpa sarà perdonata. Vedete che non c'è la soluzione, c'è quasi una specie di verifica, no? Timbro che io ti do. Il laico che prende dei pasti e delle libazioni vicino ai luoghi sacri pagani, se lo fa per ignoranza e promette di non più ricominciare, digiunerà per 40 giorni a pane e acqua. Se ha agito per disprezzo, dopo che seduto avrà avvertito che il suo atto costituisce un sacrilegio e continua a mangiare alla tavola dei demoni, farà 3 anni di penitenza. A
Allora, nel 589 c'è il Concilio di Toledo. Cosa dice il Concilio di Toledo? Eccolo qua. Siamo venuti a sapere che in certe chiese di Spagna i fedeli fanno penitenza dei loro peccati non secondo la maniera canonica. La Chiesa universale cattolica poi in realtà non è mai universale cattolica, perché poi giocano l'inculturazione, come abbiamo detto prima, ma in una forma scandalosa. Ogni volta che hanno peccato gravemente, altrettante volte chiedono di essere riconciliati col sacerdote. Quindi non viene accettata questa prassi del penitenza tariffata, perché? E perché va contro la prassi precedente, che è il sacramento, che la penitenza viene data una volta sola. Per reprimere una tanto esecrabile audacia, la nostra Santa Assemblea ha decretato che si darà la penitenza secondo la forma canonica stabilita dai nostri padri, cioè colui che si pente le proprie colpe sarà privato della comunione, messo nella schiera dei peccatori e riceverà l'imposizione delle mani, terminato il suo tempo di espiazione sarà riunito alla comunione del Vescovo. Quindi tendenze opposte. Per quanto riguarda la penitenza per espiazione dei peccati, noi riteniamo che essa sia utile a tutti gli esseri umani. I sacerdoti riceveranno la confessione dei peccatori e imporranno loro una penitenza appropriata. Non si parla di assoluzione. Si parla proprio di potere della Chiesa che una volta che ha saputo può metterti dentro o lasciarti fuori, non si parla di assoluzione. E quindi, come vedete, come stiamo cercando di ripetere, di fatto fu un lento cammino andare avanti, tornare indietro, e allora poi arrivarono la furbizia umana, arrivò alle compensazioni penitenziali, le deviazioni della penitenza tariffata. Cosa vuol dire? Vuol dire, leggo, compensazioni per un digiuno prolungato, 100 salmi, 100 genuflessioni o 150 genuflessioni e 7 cantici, però puoi mangiare. E vedete che quando si va sulla casistica poi è così, no, era la possibilità di commutazioni. Compensazione per un anno di digiuno, trascorrere un giorno e una notte senza dormire, o molto poco, oppure citare i 150 salmi con i canti e letture delle 12 ore dell'ufficio, con 12 genuflessioni ciascuna delle ore e con le mani alzate per una preghiera. Beh, in confronto ad un anno di digiuno. Compensazione per un anno di digiuno, trascorrere 3 giorni in chiesa senza mangiare e senza dormire, ma mantenendo i propri vestiti, chi lo sa che si mettevano in pigiama, senza sedersi, recitare i salmi, i cantici e le preghiere delle 12 ore dell'ufficio, facendo 12 confessioni, aver fatto la propria confessione davanti al sedere del popolo e aver fatto la propria promessa. Un'altra possibilità, però, non esente da rischi, consiste nel riscattare la propria penitenza con un'offerta di denaro. Ma se uno ha degli amici e dei servitori, può farla fare a loro. Chi non conosce i salmi o a causa della sua debolezza non potesse giudinare né vegliare né fare genuflessione né stare con le braccia in croce, né si cerca qualcuno che compia la penitenza al suo posto, e voi capite che si può subito monetizzare questo. Siamo nel 600-700, va bene? Allora, perché la lettera ai Galati dice portare gli uni il peso degli altri, sai, quando conviene ognuno prende le frasi della, ognuno se le prende sempre a suo piacimento. L'uomo potente ha molti amici, può con loro aiuto attenuare di molto la propria penitenza. Ancora una volta, vedete, innanzitutto nel nome di Dio, egli dia prova della sua buona fede, insomma, almeno quello, no? Perdonerà tutti quelli che hanno peccato, porrà poi le armi, dormirà per terra e farà in modo di riscattare 7 anni di penitenza in 3 giorni con il metodo seguente, troppo carino, eh? Prenderà 12 uomini che digiuneranno al suo posto per 3 giornate a pane, acqua, legumi e verdi. Andrò a cercare poi 7 volte 120 uomini, ciascuno dei quali digiunerà al suo posto per 3 giorni.
i giorni del digiuno sono così ottenuti, sono pari al numero dei giorni di 7 anni. È chiaro che di nuovo i ricchi e i potenti, tale è la commutazione penitenziale che potrà essere permessa ad un uomo ricco che degli amici. Guardate che coraggio, il povero non potrà fare lo stesso, dovrà far tutto lui personalmente, visto che la scrittura dice ciascuno porterà il proprio fardello. Carlo Magno, siamo a Carlo Magno, qua vicino, vi ricordate Mengarda, va bene, vuole riformare la Chiesa, lui è l'imperatore, no, del Sacro Romano Impero, quindi tende lui con i vescovi, con il Papa, a ridurre gli abusi delle commutazioni penitenziali. Mi sembra evidente? Va bene? La compensazione finanziaria diventa facilmente una tentazione per il sacerdote che ne ha gli utili o per il monastero che ne riceve l'elemosina, va bene? E la possibilità di fare eseguire la penitenza ad altri è una tentazione per le persone potenti che fanno digiunare i servitori al loro posto. Fin dal 747 un concilio, un sinodo meglio, in Inghilterra aveva richiamato con vigore l'obbligo del digiuno personale, senza del quale nessun peccato grave può essere perdonato. Di nuovo ci sono le varie forme. Nell'813, un anno prima della morte di Carlo Magno, viene tentata una restaurazione molto radicale. Siamo già nell'813. In molti luoghi è andata perduta l'abitudine di fare penitenza, secondo l'antica usanza canonica, e non si osserva l'antica maniera di riconciliare. Noi chiediamo l'aiuto dell'imperatore perché il peccatore, la cui colpa è pubblica, faccia penitenza pubblica. Io continuo a ripetere che questa secondo me è la soluzione, come nelle forme più moderne di rispetto, ma secondo me se il peccato è pubblico deve fare in qualche modo un tipo di penitenza pubblica, perché vuol dire riconoscere il peccato. Numerosi sacerdoti, scrive il Concilio di Parigi nell'829, negligenti e ignoranti, impongono le tasse penitenziali ai loro penitenti in modo diverso da quanto previsto dai canonici. Poi arrivavamo all'aggiustamento. Essi utilizzano certi opuscoli anticanonici chiamati penitenziali. Per questo motivo, lungi dal guarire le ferite, essi piuttosto le ravvivano. A noi è parso salutare che ciascun vescovo nella propria diocesi faccia ricercare questi opuscoli, li faccia bruciare, onde evitare che in avvenire i sacerdoti ignoranti ingannino fedeli. Di fatto si giunge rapidamente ad una soluzione di compromesso. Per i peccati gravi è a tutti noti ricorso alla penitenza pubblica, per i peccati gravi ma rimasti segreti ricorso alla penitenza segreta secondo il sistema tariffario. Io non sono d'accordo con il sistema tariffario, vedete che rimangono quindi due, come dice qua, due forme penitenziali. Perché se il peccato è perdonato da Dio, se tu sei veramente pentito, non hai problema, ma se il peccato è pubblico e tu sei pentito, la comunità ha bisogno di vedere il tuo pentimento, non so se riesco a spiegarmi, perché tu hai danneggiato la comunità, sei rubato come Callisto Tanzi, la comunità deve sentire, sì, mi preoccupavo di guadagnare e poi di costruire un crocifisso, mentre ho capito che la prima giustizia è pagare gli operai giustamente. Per la Chiesa, se hai rubato e vuoi il perdono, devi restituire tutto. Adesso di nuovo, se poi lui la pensa, allora dici mi dispiace, se non restituisci è inutile il tuo perdono, poi Dio ti ha perdonato, tu vai in paradiso, ma la Chiesa ha il potere di legare e di sciogliere, mi dispiace, poi rifruttiamo, può darsi che io sto sbagliando, chiamiamo un gruppo di teologi, ma la gente che lavorava con te ha bisogno di sentirti dire ho sbagliato, magari per comprarmi il paradiso con uno stupido crocifisso, dire ma io mi confesso davanti a Dio, va benissimo, ma allora non c'è più bisogno della Chiesa. Mentre la visione cristiana è la visione di una comunità che noi chiamiamo Chiesa, che di fatto riceve tutto comunitariamente, nel bene e nel male. Quindi dovremmo insistere di più su questo. Dio ti ha già perdonato, ma tu fai parte di una Chiesa e come tu hai trattato male tuo fratello, Dio ti ha già perdonato, non c'è bisogno che tu lo dici a Dio, ma devi dirlo a tuo fratello. Perché se tu vai e ti presenti il giorno di Natale e hai litigato con tuo fratello e lui se ne va via, quel pranzo non è di Natale. Per cui dovremmo imparare fin da piccoli e dire ai nostri bambini che Dio ti ha già perdonato, tu vai dal prete non tanto perché Dio ti perdoni, perché Dio ti ha già perdonato,
ma è la comunità rappresentata dal prete che ha bisogno di riconciliarti. Certo, l'ideale sarebbe, se di fatto tu hai peccato contro qualcuno, andarti a riconciliare con lui. E se questo lui o questo lei fosse cristiano, chi mi dice che c'è bisogno di andare dal prete? Oppure all'interno di una messa domenicale, la messa di Pasqua, il primo mezz'ora c'è qualcuno che deve chiedere perdono a qualcuno, quello potrebbe diventare sacramentale, perché questo poi è l'essenziale. D'altra parte Gesù: vi riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete. Cosa inventano dopo un poco? Come si fa anche a confessarsi e a pentirsi? Ecco, si inventano i famosi triplici pellegrinaggi: Gerusalemme, Roma e Santiago de Compostela. Quindi sono forme penitenziali, quindi è assicurata l'indulgenza plenaria a tutti questi viaggi, che li libera da tutti i peccati commessi e da tutte le pene dovute ai peccati. Quindi diventa una forma di confessione. Anche se iniziano il pellegrinaggio con buone intenzioni, purtroppo molti durante il viaggio possono dimenticare. Non c'è dubbio però che un gran numero di persone che facevano questi pellegrinaggi ebbero quasi una specie di via di Damasco, tornavano cambiati. Allora potrebbe essere un'altra forma anche questa. Se fai un programma penitenziale di un viaggio interessante, mangiando, bevendo, per carità, non digiunando, però ci potrebbe essere un altro modo di riconciliarsi, potrebbe essere quello di fare un viaggio, inventare dei viaggi penitenziali, passando 2 giorni sul Tabor in silenzio, magari mangiando un po' di meno, in preghiera. Hai fatto un cammino, ti è costato anche un po', hai provato anche un po' di disagio. Potrebbe essere un'altra forma, se tu non vuoi tanto in parrocchia perché non sei conosciuto, oppure ti vergogni, sì che so, non potrebbe anche essere viaggi penitenziari? E dobbiamo inventare qualche cosa, se no siamo destinati a finire. 1215, arriviamo al tempo di domani, al tempo di Francesco Innocenzo III. Ecco che nel Concilio Lateranense, vedete, quarto Concilio Lateranense fatto in Laterano, arriva per la prima volta l'obbligo di confessarsi almeno una volta all'anno. Quindi fino al 1215 non c'è questa, vediamo, ogni fedele dell'uno e dell'altro sesso, giunto all'età della ragione, confessi lealmente da solo tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta all'anno, al parroco, poi è cambiato nel catechismo nostro. Adempia la penitenza che è stata imposta secondo le sue possibilità, riceva almeno a Pasqua il sacramento dell'Eucaristia, altrimenti gli sia negato l'ingresso in chiesa da vivo e la sepoltura cristiana da morto. Questa salutare disposizione sia pubblicata frequentemente nelle chiese perché nessuno si nasconda dietro la scusa dell'ignoranza. Se qualcuno per un giusto motivo desidera confessare i propri peccati a un altro sacerdote, prima chiede ottenga la licenza del proprio parroco. Ormai ci stiamo avvicinando alla fine e quindi al nostro modo di intendere la confessione. Allora, con Francesco, con Domenico, c'è tutto un risveglio. Intanto il Concilio Lateranense IV che cosa dichiara? Che ogni fedele deve confessare tutti i propri peccati almeno una volta all'anno, non dice se peccati mortali o veniali. Questa precisazione sarà data poi dopo dal Concilio di Trento. L'accento è posto sulla accusa. Vedete che ci stiamo avvicinando alla nostra forma di confessione? Il sacerdote sia discreto e prudente, come un esperto medico versi olio e vino sulle piaghe del ferito. Si guardi assolutamente da rivelare con parole e segno qualsiasi altro modo l'identità del peccatore. Se avessi bisogno del consiglio di persone più prudenti, glielo chiedo con cautela e senza accenno sulla persona.
poiché chi osasse rivelare in peccato a lui manifestato nel tribunale della penitenza, decretiamo che non solo venga deposto dall'ufficio sacerdotale, ma sia rinchiuso sotto rigida custodia in un monastero e fare penitenza per sempre. Stiamo avvicinandosi al nostro modo di intendere la confessione. Devo dire che i sacerdoti su questo veramente diventa come una seconda natura il non rivelare, non pensate che qualcuno faccia nessuna difficoltà, potrebbe qualcuno che mi ha rivelato qualsiasi cosa spingermi a dire: ma senti, da chi viene la predica? Ma non ti viene proprio, non ti scappa proprio, perché forse è radicato dentro di noi questo fatto che quello che viene detto in confessione poi è sacro, no? E quindi tutto rafforza l'idea che tu devi fare la tua confessione, ricevere l'assoluzione almeno una volta all'anno per poter fare la comunione. Altrimenti non sei considerato parte della Chiesa. Tutti i fedeli dell'uno e dell'altro sesso, quando avranno raggiunto l'età della discrezione, dovranno confessare i loro peccati 3 volte all'anno del suo sacerdote oppure di un altro sacerdote, con l'intenzione di compiere umilmente, secondo le loro forze, la penitenza imposta e di ricevere 3 volte all'anno il sacramento dell'Eucaristia. Così la confessione precede la comunione, a meno che per un motivo ragionevole non si astenga per un tempo dal partecipare dietro consiglio del proprio confessore. I sacerdoti siano dunque vigili su questo punto affinché, controllando i nomi, essi sappiano, come si è detto sopra, se certi si industriano per non fare la comunione. Siamo ormai in pieno clima inquisitorio. Domani citeremo Bernardo Gui, chi di voi si ricorda il film Il nome della rosa, è il famoso inquisitore che manda poi a morte, anche se poi nel nome della rosa muore. Siamo nel periodo della rinascita, ma nel periodo dell'inquisizione. Ecco, Tommaso d'Aquino, prestigioso teologo domenicano, si interroga sull'utilità della confessione dei peccati veniali. Questione: pare che la confessione non sia obbligatoria per tutti, in effetti, come dice San Girolamo, la penitenza è una seconda tavola dopo il naufragio. Ora ci sono quelli che non hanno fatto il naufragio, devono anche loro confessarsi? Corre il rischio poi di farla diventare una devozione, come la comunione. Non è una devozione, faccio la comunione tutti i giorni, vado a messa tutti i giorni come atto di devozione. E no! L'Eucaristia è un'altra cosa, come devozione puoi fare la visita al Santissimo, puoi pregare per conto proprio, puoi dire i salmi, ma questi sono sacramenti, sono gesti comunitari. Non so se mi spiego, sono prima di tutto i gesti della comunità, non tanto gesti individuali. I gesti individuali sono: tu vai in chiesa a pregare, tu vai, dici il rosario, tu vai a, come dire, a chiedere consiglio, quelli sono gesti. Invece i gesti dei sacramenti sono sempre comunitari, abbiamo perso questo e quindi abbiamo perso il loro valore profondo. Quindi non mi piacciono questi discorsi, non perché siano sbagliati, ma perché secondo me tolgono tutto quello che sto cercando di spiegarvi da questa mattina. Vediamo il Concilio di Trento, siamo arrivati alla fine, 5 meno un quarto, vedete che alle 5 finiamo, perché adesso è tutto qui, tutto il resto non c'è, è tutto fissato al Concilio di Trento. Allora, cosa dice il Concilio di Trento? Lo leggiamo. Allora, vi ricordo che il Concilio di Trento 1565 praticamente risponde a Lutero, a Calvino, a Zwingli, a tutti quelli che hanno tolto i sacramenti. E quindi cosa volete che abbia fatto? È passato, diciamo così, all'eccesso opposto. La confessione, qual è la situazione alla vigilia del Concilio? In parecchie regioni d'Europa la confessione è praticamente scomparsa. Verso il 1540 i vescovi della Renania riconoscono che da anni la comunione e la confessione sono cadute in disuso. I primi gesuiti inviati per una nuova evangelizzazione constatano che la pratica sacramentale è nulla. Lutero ammette che la penitenza è un sacramento istituito non da Cristo ma dalla Chiesa e che bisogna intenderlo come ritorno al battesimo. Calvino si pone in una linea battesimale. Poiché Lutero e Calvino rifiutano il sacerdozio in senso stretto, ritengono tutti e due che la soluzione possa essere data da un laico. Di fronte a queste contestazioni, i padri del Concilio di Trento
insistono su tre punti. Primo, necessità per ogni cristiano di confessare almeno una volta all'anno i peccati gravi. Necessità per il penitente di presentarsi in giudizio. Ecco, come se fosse un giudizio. Io dico le colpe, lui dà la penitenza. Terzo, sforzo teologico per provare che queste esigenze non sono opera della Chiesa, ma ci sono scritti nel Vangelo. Quindi, confessare, ok, o almeno una volta all'anno. Secondo, vai in giudizio, tu dici le tue colpe, il giudice che ti assolve prima ti dà la penitenza. Terzo, questo è di origine gesuana, di Gesù. Quindi eccolo qua, tutta la Chiesa ha sempre creduto che sia stata istituita dal Signore anche la confessione completa e che essa sia iure divino, di diritto divino. Ecco il dogma. È chiaro che i sacerdoti non potrebbero esercitare questo giudizio senza conoscerne l'oggetto, né osservare l'equità imponendo le penitenze, quindi il secondo discorso, tu sai che vai in giudizio. Ormai siamo alla nostra confessione. Prima abbiamo trovato qualche cosa di nuovo, da questo momento non troviamo più niente di nuovo, perché nessun concilio cambierà più le cose. Vediamo a che cosa siamo obbligati a credere come cattolici. Se qualcuno dirà che nella Chiesa Cattolica la penitenza non è un vero e proprio sacramento istituito dal Signore nostro Gesù Cristo, ogni volta che cadono nei peccati, sia scomunicato. Se qualcuno dirà che le parole del Salvatore ricevete lo Spirito Santo, eccetera, 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 non devono intendersi riferite al potere di rimettere i peccati, sia anatema, sia scomunicato. Se qualcuno negherà che la confessione sacramentale sia stata istituita iure divino e dirà che il modo di confessarsi segretamente al solo sacerdote è estraneo all'istruzione e al comandamento di Cristo e non è che un'invenzione umana, sia anatema. Se qualcuno dirà che l'istruzione sacramentale del sacerdote non è un atto giudiziario, ma un semplice ministero consistente nel pronunciare e dichiarare che i peccati sono stati rimessi al penitente, a condizione soltanto che si creda assolto anche se il sacerdote non l'assolve seriamente ma per scherzo, o se qualcuno dirà che non si richiede la confessione del penitente perché il sacerdote lo possa assolvere, sia anatema. Allora, quello che mi sta a cuore, e concludo davvero, è la prima cosa, vi ricordo che il vero sacramento che Gesù ha provato sulla sua pelle è stato di fatto il sacramento della riconciliazione, perché tutti e quattro evangelisti mettono che lui è passato come un peccatore intruppato con le prostitute, tant'è vero che Giovanni non vuole, ma lui dice voglio fare questo gesto di riconciliazione, neanche a farla apposta, tutti e quattro gli evangelisti, chi più chi meno, mettono che si sono aperti i cieli e il padre ha detto questo è il mio figlio prediletto, proprio nel momento in cui lui riconosceva di essere un uomo come tutti gli altri, bisognoso di perdono, anche se non aveva bisogno, il padre gli ha detto finalmente un vero figlio, perché il mondo migliora molto di più se la gente si riconcilia che se la gente fa la comunione. È chiaro che se la gente si lava i piedi, vive il fatto comunitario, ci si aiuta, certo che migliora, ma poi di nuovo il sacramento della Eucaristia è diventato la fare la comunione. Al di là di questo è importante Matteo 7,12, tutta la religione si racchiude in questa frase, fai agli altri ciò che vuoi che altri fai, al di là di come la interpretiamo, però è pregnante di per sé, no? Fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te.